benvenuti. Con la puntata di oggi comincia una nuova serie che ACDC vi propone, una serie di 6 documentari intitolata Apocalissi del passato. Al di là di questo titolo, come dire, emozionante, l'idea di fondo è di indagare un certo numero di casi di grandi imperi o anche semplicemente singole città che sono fiorite millenni fa e che poi sono scomparse più o meno drammaticamente, quasi senza lasciare tracce. Ecco, questo è il filo conduttore che unisce le 6 puntate che vi presentiamo. La prima riguarda un antico impero della Mesopotamia, l'impero di Akkad. L'impero di Akkad spicca fra le varie civiltà che si sono succedute in Mesopotamia, i Sumeri, poi appunto gli Accadi, poi i Babilonesi, gli Assiri, ecco. L'impero di Akkad è considerato il primo vero e proprio impero della storia. O meglio, è considerato in molti manuali e anche negli studi degli specialisti, spesso si usa questa formula, il primo impero della storia. E proprio questo ha incuriosito uno dei nostri spettatori, un fedelissimo, devo dire, quello che ci scrive con lo pseudonimo di Sonsei, che io non l'ho mai confessato, qui lo posso anche fare. La prima volta non ne sapevo niente, nelle mie ignoranze credevo che fosse un nome coreano, prima di scoprire che invece viene dai Cesaroni. Allora, Sonsei scrive giustamente, l'impero di Akkad viene considerato il primo impero della storia. Ma perché si parla di impero e non di semplice regno? Cosa c'è di diverso rispetto ai regni delle altre città-stato della Mesopotamia? Allora, la domanda è giustissima. E tant'è vero che oggi gli storici stanno discutendo su questa formulazione. Sapete che tutte le formulette che diventano di moda, a un certo punto qualcuno le rimette in discussione. E anche questo è il nostro lavoro, di chiederci sempre se i luoghi comuni sono giustificati o se invece non bisognerebbe ripensarci su. Allora, qual è il punto? Oggi si dice, ma probabilmente anche altre città-stato dei Sumeri precedenti l'epoca degli Accadi potrebbero essere considerate da noi, con i nostri criteri, degli imperi. Capite che non è un fatto oggettivo, non è che sia un'etichetta che viene appiccicata ufficialmente. Siamo noi che di fronte al funzionamento di un certo stato antico diciamo, ma per i nostri criteri quello è un impero. E quali sono allora i nostri criteri? Ecco, il punto è questo, non è tanto importante l'estensione territoriale. Akkad governava un territorio che grosso modo corrispondeva alla Mesopotamia, ecco, vasto territorio, ma certamente non un impero in senso territoriale, appunto. Ma questo non è fondamentale. Noi parliamo tranquillamente dell'impero marittimo veneziano nel Rinascimento, eppure il territorio controllato dai veneziani era minuscolo, era un impero di collegamenti, di basi navali, di commerci. E nel caso dell'impero di Akkad, effettivamente, noi sappiamo che gli Akkadi mandavano spedizioni che arrivavano in Arabia, che arrivavano in Anatolia, e quindi effettivamente avevano un'area di espansione imperiale, pur essendo uno stato relativamente piccolo. L'altra cosa che mi viene da dire è che nella nostra tradizione occidentale l'idea di impero è collegata al fatto di governare popoli diversi, che parlano lingue diverse. E con l'impero di Akkad effettivamente questa situazione si verifica per la prima volta in Mesopotamia. Prima c'erano i Sumeri, che parlavano la loro lingua, che nessuno sa da dove venga, che non è imparentata con nessun'altra lingua conosciuta a quanto pare. Poi arrivano gli Akkadi, che invece sono Semiti, cioè parlano una lingua che verrà poi, si evolverà diventando la lingua degli Assiri, dei Babilonesi e che è connessa anche a quella degli Ebrei e degli Arabi, insomma gente, come dire, più normale dal nostro punto di vista linguistico, ecco. Ma i Sumeri non sono morti tutti, naturalmente. Nell'impero degli Accadi vengono inglobati anche i Sumeri che continuano a parlare la loro lingua. E questo per noi occidentali è un dato importante. Tutti gli imperi della nostra storia hanno avuto questa caratteristica. Governare tanti popoli, tante lingue.
Quando Carlo Magno nell'anno 800 viene incoronato imperatore a Roma, lui è il re dei Franchi, ma è anche il re dei Longobardi, perché ha conquistato anche l'Italia e governa anche tanti altri popoli germanici che non sono i Franchi. E nella percezione comune, uno che non governa un solo popolo, ma molti, non è soltanto un re. Dobbiamo fare un po' fatica a pensare che per molto tempo il titolo di re è stato considerato tutto sommato poca cosa. Sopra i re ci sono gli imperatori. E nell'epoca ancora vicina a noi, i grandi imperi europei, appunto, hanno sempre avuto questa caratteristica: governare tanti popoli diversi. L'impero austro-ungarico, sulle cui banconote il valore della banconota, una corona, due corone, era espresso in 10 lingue, dall'italiano all'ucraino, ecco, era un impero proprio per quello, non era uno stato nazionale. E in questo senso, son sei, l'impero di Akkad è stato considerato, a torto o a ragione, il primo impero della storia. Buona visione. L'Apocalisse. Quando un'intera popolazione viene annientata o si autodistrugge, la fine della civiltà. Per noi oggi, presi dalla vita quotidiana, qualcosa difficile anche da immaginare, sicuri che non potrebbe mai accadere. Ma per alcune civiltà è già accaduto. L'impero, come forma di governo, ha plasmato la nostra vita per millenni. L'impero romano, l'impero mongolo, l'impero britannico. Tutti hanno dominato terre e popoli, ma nessuno di questi è stato il primo impero della storia. Nel 24 secolo avanti Cristo, la Mesopotamia è costituita da diverse città-stato, ognuna con il proprio re e il proprio culto religioso. È abitata da due gruppi etnici distinti, i Sumeri a sud e il popolo semitico degli Accadi a nord. Nel 2334 avanti Cristo, gli Accadi conquistano le terre dei Sumeri, riuniscono i regni delle città-stato e creano una forma del tutto nuova di organizzazione politica, l'impero. È la prima volta che un gruppo di città-stato multiculturali e multilingue si riunisce sotto un unico vessillo. Questo rappresenta un vero terremoto nella forma di governo, un nuovo assetto nell'organizzazione politica che non si era mai visto prima. L'impero di Akkad è il primo impero del mondo e si estende dal Golfo Persico ad est fino al Mar Mediterraneo ad ovest e a nord fino all'odierna Turchia. È un impero che sembra nascere dal nulla. All'improvviso la lingua accadica prende il sopravvento fino a diventare la lingua dell'intera regione. Sotto gli Accadi la vita in Mesopotamia fiorisce. Usano il loro dominio e l'estensione geografica per dare vita a un periodo di grande prosperità all'interno dell'impero. Le loro rotte commerciali coprivano enormi distanze al di fuori dell'impero. Commerciavano con i popoli dell'India, con i popoli del Mediterraneo, i quali avevano grandi abilità artistiche e l'impero ne beneficiava. Perle, avorio, sia da zanne di elefanti che di ippopotami, ma anche animali vivi come le scimmie. Veniva importato tutto ciò che si può immaginare, facendo sì che l'impero diventasse più ricco, opulento. Ma dopo soli 140 anni, nel 2193 avanti Cristo, l'impero di Akkad si frammenta. Intere regioni vengono abbandonate e il regno precipita nel caos. L'impero di Akkad, nel corso del tempo, viene dimenticato. Che cosa potrebbe aver portato il primo impero del mondo a essere cancellato dalla storia? Thank you.
L'impero di Akkad riemerge grazie a una scoperta di un archeologo britannico. Sulla sponda orientale del fiume Tigri, Sir Austin Henry Layard scopre qualcosa di incredibile. Il palazzo del re nella città di Ninive, la capitale dell'impero assiro, che domina in queste terre da oltre 1000 anni dopo la scomparsa degli Accadi. Layard scava per anni, ma è negli ultimi giorni degli scavi che fa la sua più grande scoperta. I suoi operai portano alla luce una stanza contenente 30.000 tavolette di argilla, tutte incise con la scrittura cuneiforme, l'antico sistema di scrittura degli Assiri. Ciò in cui Layard si era imbattuto erano i resti della più grande biblioteca del mondo antico, la biblioteca di Assurbanipal, il re degli Assiri. Quali segreti potevano contenere quelle tavolette? Per gli archeologi del XIX secolo, questi testi in scrittura cuneiforme potrebbero contenere informazioni importanti sulla storia dell'antica Mesopotamia. Il problema è che nessuno può leggerli, perché sono scritti in una lingua che nessuno conosce. Per avere qualche speranza di svelare i segreti dell'antico Medio Oriente, occorre decifrare la scrittura cuneiforme. In quegli anni, l'archeologo britannico Sir Henry Rawlinson sta lavorando alla traduzione della scrittura cuneiforme. La scrittura cuneiforme non è una lingua vera e propria, ma un sistema di scrittura. Un po' come ai giorni nostri l'alfabeto latino viene usato per scrivere l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco. I sistemi cuneiformi potevano essere usati per scrivere tutte le lingue antiche. Rawlinson vuole capire come funzioni l'antico sistema di scrittura cuneiforme. Henry Rawlinson era un ufficiale dell'esercito britannico e fu mandato in missione in una zona che corrisponde all'odierno Iran. Qui si imbatté in un'enorme montagna, il monte Behistun, che si trovava lungo l'antica via della seta. A circa metà della parete rocciosa c'era un'antica iscrizione, scritta con il sistema cuneiforme. Ma Rawlinson capì che non si trattava di una sola lingua. Sembrava che fossero tre lingue diverse, tutte scritte con caratteri cuneiformi. Ne identificò una delle tre, il persiano antico. Ma quali erano le altre due? Rawlinson traduce l'iscrizione in persiano antico, ma le altre due lingue restano un mistero. Quando gli viene mostrata la scoperta di Layard, si accorge subito che la scrittura cuneiforme di queste tavolette è identica a quelle di una delle lingue sconosciute delle incisioni del monte Behistun. Se avessero compreso ciò che diceva la misteriosa lingua dell'iscrizione di Behistun, avrebbero potuto usarla come riferimento per iniziare a decifrare le tavolette d'argilla della biblioteca di Assurbanipal. Capire questa lingua potrebbe essere la chiave per svelare i segreti dell'antica Mesopotamia. Rawlinson torna alle iscrizioni di Behistun. Si ipotizza che le tre lingue che usano la scrittura cuneiforme dicano la stessa cosa. La risposta si nasconde qui. Rawlinson aveva già compreso l'iscrizione in persiano antico. Se avesse potuto usarla, decifrando i simboli ripetuti e cercando di capire ciò che altre parole potevano significare, avrebbe decifrato le altre due lingue misteriose. Se Rawlinson riuscisse a trovare una somiglianza tra la scrittura cuneiforme del persiano antico e quella delle lingue sconosciute, potrebbe realizzare un alfabeto per decifrare la biblioteca di Ninive. Il persiano antico utilizza circa 43 simboli differenti e lui capì che ognuno di essi corrispondeva a una lettera o a un numero. Tuttavia, sembrava che le altre due lingue avessero molti più simboli. Ma questo dà a Rawlinson un indizio. In ognuna delle due lingue ci sono troppi simboli cuneiformi per rappresentare una singola lettera. Quindi la lingua deve essere sillabica, dove ogni simbolo rappresenta una sillaba. Rawlinson andò avanti per tentativi ed errori, cercando di collegare i simboli della scrittura cuneiforme sconosciuta con quelli che comprendeva in persiano antico.
Il ragionamento è: se questo significa re o dio in persiano antico, forse è quello che significa nella lingua misteriosa. Potrebbe funzionare? E va per tentativi. Ci vogliono quasi 10 anni, ma Rawlinson riesce a decifrare il codice. Finalmente può leggere le tavolette d'argilla della biblioteca di Ninive. E quali ricchezze contenevano? C'erano testi di medicina, testi di astrologia e un'enorme sezione di resoconti storici. Era straordinario. Gli scribi non avevano scritto solo la storia del loro popolo, gli Assiri, ma anche quella dei popoli vissuti prima di loro. C'era un impero che non sapevamo fosse mai esistito, che veniva considerato il più grande di tutti i tempi. Rawlinson trova riferimenti al primo impero del mondo, che regnò su tutta la Mesopotamia. Rawlinson chiama il popolo dell'impero Accadi, dalla città di Akkad. Gli archeologi erano stupefatti. Chi era questo popolo? Come mai non ne avevano mai sentito parlare? Come poteva un'intera civiltà scomparire in questo modo? Perché era rimasta sconosciuta per così tanto tempo? Quando sono esistiti gli Accadi? Quando sono scomparsi? E che cosa ha provocato la loro scomparsa? Rawlinson trascorse anni a tradurre le tavolette con la scrittura cuneiforme in cerca di qualsiasi indizio. Poi, nel 1867, quasi 10 anni dopo aver decifrato la scrittura cuneiforme accadica, si imbatte in una tavoletta. È la leggenda di Sargon di Akkad, il primo re dell'impero accadico. Rawlinson ha scoperto la prima parte della storia degli Accadi. Nel 2334 a.C., Sargon sale al potere come re di Kish, una città-stato nella regione accadica della Mesopotamia. Fin dall'inizio la storia accadica è piena di violenza e di conflitti. Sargon combatte una battaglia dopo l'altra, espandendo il suo regno in tutta la Mesopotamia, conquistando e soggiogando le città-stato dei Sumeri e degli Accadi, per formare l'impero di Akkad, il primo impero del mondo. Per finanziare questo nuovo impero, Sargon chiede a ogni città-stato di pagare la loro quota di tasse. Le tasse sono il prezzo da pagare per una società civilizzata. Quindi ciò che fece Sargon fu di chiedere ad ogni individuo di produrre una certa quantità di grano da consegnare a un centro amministrativo. Questi centri amministrativi, in pratica, erano i luoghi di stoccaggio del grano. Sargon ha bisogno di molto grano e delle relative tasse, soprattutto perché deve pensare a finanziare il primo esercito permanente del mondo, soldati professionisti a tempo pieno e bene equipaggiati, sempre pronti a combattere. In passato, quando si andava in guerra, quando c'era bisogno di combattere, si reclutava un certo numero di uomini. I soldati dunque potevano essere contadini, pastori, non erano soldati di professione e non erano necessariamente bravi a combattere. Ma quando si passa a questo esercito permanente, abbiamo persone che sanno come uccidere. Ma è sotto il regno del re accadico Naram-Sin, nel 2254 a.C., che l'impero raggiunge il suo vero apice. Questo sovrano finanzia grandiosi progetti di costruzione, innalzando templi e città. Se foste andati in una di queste città, sareste impazziti. C'erano statue d'oro, statue di rame che rilucevano al sole. Con le sue conquiste, Naram-Sin controlla le terre che vanno dal Golfo Persico a est, al confine con il regno elamita dell'odierno Iran, fino al Mar Mediterraneo a ovest e a nord fino all'odierna Turchia. Terre che confinano con il territorio delle tribù nomadi dei Gutei. Naram-Sin si proclama re delle quattro parti del mondo e regna su tutto il territorio conosciuto dagli Accadi, ma sembra che non basti.
Naram-Sin si considera una divinità, è un uomo con un ego spropositato. Ci sono bassorilievi dove viene raffigurato con un elmo con le corna che indossano solo gli dei. È due volte più grande dei suoi soldati. È così importante da essere un dio vivente. L'impero accadico raggiunge risultati sorprendenti. Allora, perché gli archeologi non ne hanno mai sentito parlare? Cosa può aver causato la scomparsa del primo impero della storia umana? Devono esserci degli indizi sul perché gli Accadi vengono cancellati dalla storia. Mentre studiano a fondo le tavolette d'argilla, gli archeologi scoprono una leggenda inquietante, la maledizione di Accad. La storia racconta che Naram-Sin attacca la città di Nippur e distrugge il loro tempio, commettendo un grande sacrilegio. Come risultato di tale azione, viene maledetto. Gli dei sono così inorriditi dalle azioni di Naram-Sin che auspicano la distruzione del suo impero. Un passo della maledizione di Akkad recita: che le erbe infestanti crescano rigogliose sulle vie d'accesso al tuo canale, nutrite con i suoi stessi sedimenti. Nelle tue pianure, dove cresce l'erba fine, possa crescere il giunco del lamento. Akkad, la mia acqua salmastra, scorre dove una volta per te scorreva l'acqua dolce. Secondo la leggenda, dunque, a causa dell'arroganza di Naram-Sin, gli dei distruggono l'impero accadico. L'impero subisce un crollo su larga scala. Gli archeologi vogliono sapere quando l'impero accadico è realmente esistito e quando è scomparso. L'archeologo e filantropo Herbert Weld Blundell ha donato la sua collezione di antichità del Medio Oriente all'Ashmolean Museum dell'Università di Oxford. Per i curatori, uno degli oggetti è di particolare interesse. Un blocco di pietra ricoperto di testi in scrittura cuneiforme. È una copia della lista dei re sumeri. La lista dei re sumeri fu stilata intorno al 1800 avanti Cristo in lingua sumera. Essa elenca i re e le città su cui regnavano. Ci dice anche la durata di ogni regno. Nella lista dei re vengono citati anche gli Accadi. Se si riesce a stabilire quando un re ha regnato, si può anche determinare quando lo hanno fatto tutti gli altri re. Quindi, se usando la lista dei re sumeri possiamo ottenere una data, allora possiamo datare gli Accadi. Sapremo per la prima volta nella storia moderna quando sono esistiti. Ma senza un punto di riferimento, un anno da cui partire, questa informazione è inutile. Si studiano di nuovo le tavolette della biblioteca di Ninive. In esse sono riportate le antiche eclissi solari. Gli studiosi si resero conto che se avessero trovato un'eclissi solare registrata dagli astronomi usando un calendario già a noi comprensibile, avrebbero potuto utilizzarla per sincronizzare i calendari usati nella lista dei re sumeri. E ne trovano una. Un'eclissi registrata dagli antichi greci il 15 giugno del 763 a.C. La nascita dell'impero accadico può finalmente essere datata. Sappiamo che Sargon il Grande inizia a regnare nel 2334 a.C. Ma dopo l'anno 2193, la lista dei re sumeri inizia a registrare ciò che appare come una caotica disgregazione dell'impero accadico. C'è una frase che si ripete: chi è il re? Chi non è il re? I re regnavano per circa un anno o due al massimo. Questo significa che c'era disordine, che c'era caos, che c'era confusione e forse un impero che si stava frantumando. La lista dei re sumeri accenna al fatto che questo grande impero sta implodendo, ma non ci dice il perché. Gli archeologi possono datare il crollo, la fine dell'impero accadico, ma sono ancora lontani dallo scoprire perché gli Accadi scompaiono. Cosa potrebbe aver innescato l'improvviso disfacimento del primo impero della storia? L'attenzione si sposta a come gli Accadi siano riusciti a sopravvivere e a prosperare nel clima inospitale del Medio Oriente. Forse questo offrirà un indizio.
Gli Accadi non sono la prima civiltà ad emergere in Mesopotamia. Oltre 5.000 anni fa, nel 3100 a.C., nel deserto sorgono le prime grandi città sumere. Sono queste città-stato che gli Accadi conquistano e unificano per creare il primo impero della storia. I Sumeri sono uno dei primi popoli a usare la ruota, l'aratro, a produrre birra e a sviluppare il primo sistema di scrittura del mondo, i primi esempi di scrittura cuneiforme. I Sumeri raggiungono questi risultati perché sono eccellenti agricoltori. L'eccedenza di cibo offerta dall'agricoltura permette loro di abbandonare la vita nomade e di stabilirsi nei villaggi, poi nelle grandi città. E due elementi del paesaggio della Mesopotamia sono essenziali per permettere alle prime civiltà del mondo di prosperare. Mesopotamia è una bellissima parola greca che significa terra tra i fiumi. È formata da mesos, che significa che sta in mezzo, e potamos, che significa fiume. E i due fiumi a cui questa parola si riferisce sono il Tigri e l'Eufrate. I fiumi, soprattutto in epoche antiche, erano fonte di vita. Al tempo dell'impero accadico, il clima della Mesopotamia era simile a quello odierno. Vaste pianure desertiche con tratti di terra fertile nei pressi delle sponde di questi due fiumi. In una terra dove la pioggia è scarsa, i Sumeri trovano il modo di utilizzare questi fiumi per trasformare il deserto in un grande centro agricolo, costruendo grandi canali di irrigazione. Quando gli Accadi prendono il controllo delle terre dei Sumeri, sanno quanto sia importante questa rete di irrigazione per la loro sopravvivenza, ma anche per i loro piani di espansione. Instaurano un complesso sistema burocratico per la gestione delle acque. L'intero sistema dell'antica Mesopotamia o Accadia si reggeva su questi canali di irrigazione. Per poter produrre una grande quantità di grano utilizzando l'irrigazione dei campi, occorreva mantenere in ottimo stato questa complessa rete di canali. Uno dei grandi lasciti degli Accadi è la burocrazia e l'amministrazione. Per gestire i canali di irrigazione bisognava avere un forte governo centralizzato che controllasse questa risorsa. Il problema con gli Accadi è che mentre si ingrandiscono sembrano diventare vittime del loro successo. Mentre l'impero si espande, il fabbisogno di cibo è maggiore. Ci sono più bocche da sfamare. Con una pressione sempre maggiore sull'agricoltura, come riescono gli Accadi a sfamare l'intera popolazione? Gli archeologi tornano alle loro ricerche. Trovano la prova dell'espansione accadica nella valle del Kabur, l'odierna Siria nord-orientale. Mentre ci si sposta verso il nord della Mesopotamia, il paesaggio cambia radicalmente. Dal deserto arido si passa alle pianure erbose. A differenza del sud, dove si usava l'irrigazione, qui l'agricoltura conta soprattutto sulla pioggia. L'agricoltura sostenuta mediante l'acqua piovana dipende esclusivamente da madre natura. Non è efficiente come i sistemi di irrigazione, ma nella valle del Kabur gli Accadi trovano un modo per sfamare la popolazione. La produzione di grano qui diventa cruciale per il sostentamento del loro esercito permanente. La storia accadica è piena di conflitti. Il nord è l'obiettivo ideale per qualche loro nemico, e ne hanno tanti. Ed è proprio nel nord che gli archeologi cercano le prove del crollo dell'impero accadico. L'archeologo britannico Max Mallowan scava presso le rovine di Tel Brak. È un enorme insediamento risalente a 7.000 anni fa, nella regione agricola dell'Alto Kabur. Sicuramente un grande sito come questo deve contenere reperti accadici. Il problema è dove iniziare a scavare. Mallowan si affida a una tecnologia all'avanguardia, la fotografia aerea. Negli anni 20 del Novecento, l'intera area viene fotografata dall'alto.
Questo consente a Malowan di avere una veduta di Tel Brak e gli permette di identificare molto più chiaramente ogni elemento costruito dall'uomo. Quando Malowan inizia a scavare, le fotografie aeree si rivelano preziose. Trova delle mura, e non mura qualunque. Si rende conto ben presto che si tratta di un palazzo con annesso un deposito di grano, che è anche una fortezza. Ma non è la sola cosa che Malowan trova. Sui mattoni c'è il sigillo del re Naram-Sin. Significa che fu costruito all'apice dell'impero, ma questo palazzo, questo grande deposito di grano, questa fortezza è incompiuta. La costruzione è rimasta a metà. Cosa potrebbe aver spinto gli Accadi ad abbandonare la costruzione di una fortezza in un luogo strategicamente così importante? Gli archeologi devono capire se questa zona sia legata alla scomparsa di questa civiltà. Nei decenni successivi, sempre più siti accadici vengono scoperti nella valle del Kabur. Gli archeologi sono sconcertati da ciò che trovano. Diversi siti sono stati abbandonati dagli Accadi. A Tel Eilan, gli archeologi trovano palline di argilla pronte per essere trasformate in tavolette per la scrittura, abbandonate sul pavimento dell'edificio amministrativo. Perché le persone avrebbero abbandonato utili manufatti? Inoltre, in questo sito sono visibili le fondamenta di un nuovo edificio, ma che non è stato completato. Gli archeologi trovano anche mattoni inutilizzati accanto all'edificio incompiuto. È la prova che il sito è stato abbandonato all'improvviso. Perché gli Accadi avrebbero abbandonato una regione così importante? È la prova che si trovavano sotto attacco. Nell'antichità, se volevi conquistare un impero, dovevi per prima cosa eliminare gli approvvigionamenti di cibo del nemico. In un grande impero, una delle cose che era possibile fare era iniziare a distruggere i siti dove si coltivava il grano. Questo potrebbe spiegare come gli Accadi sono scomparsi dalla storia. Sono stati sterminati. Gli archeologi devono scoprire se ci sono le prove di una guerra. Marie Agnès Curti è una geologa esperta di analisi del suolo. Nel 1990 le viene affidata l'analisi dei siti della Valle del Kabur. C'era qualcosa che ricordava l'annerimento da fumo sulle superfici che avevo analizzato durante le mie ricerche. Curti trova tracce di combustione su larga scala. Tel Brak è stata distrutta da un conflitto? Spiegherebbe le palline d'argilla abbandonate e il progetto edilizio incompiuto. Se la fortezza era sotto attacco, gli abitanti sono stati costretti a fuggire e ad abbandonare il sito. Fortunatamente, le tavolette d'argilla forniscono molte prove degli Accadi in guerra. Non tutti vogliono far parte dell'impero accadico. Ci sono continue ribellioni, c'è una costante agitazione che deve essere fronteggiata. A est ci sono i Gutei, una popolazione di montanari nomadi che attacca continuamente i confini dell'impero. Ma gli Accadi sono molto bravi a combattere. Gli Accadi erano potenti perché avevano un esercito permanente. Inoltre c'è da aggiungere che gli Accadi erano arcieri davvero eccellenti. Questo dava loro un vantaggio sui nemici. E nel momento in cui li impegnavano in un combattimento corpo a corpo, avevano già vinto la battaglia. Gli Accadi riescono a difendere il proprio regno. Analisi degli strati di terreno bruciato rivelano qualcosa di insolito. Non c'erano tracce di incendi, il deposito oscuro aveva tutte le caratteristiche di un annerimento da fumo. In situazioni normali verrebbe ovviamente associato alla combustione, ma lì non ce n'era traccia. E in quel deposito oscuro ho identificato la presenza di composti che indicavano una vaporizzazione molto rapida ad una temperatura estremamente elevata. È il fenomeno che chiamiamo evaporazione flash. Siamo in grado di riprodurlo con gli esperimenti di laboratorio. Ovviamente 4.000 anni fa non erano in grado di fare lo stesso. Lo strato carbonizzato
potrebbe non essere stato causato dagli invasori. E un esame più approfondito del terreno rivela qualcos'altro di insolito alla geologa Curti. Tel Brak è stata colpita da una pioggia di detriti. È una pioggia di detriti davvero insolita. Potevano provenire solo da altitudini elevate. La Curti vuole capire cosa potrebbe aver causato questo tipo di distruzione durante il terzo millennio avanti Cristo. È connesso in qualche modo al crollo dell'impero accadico? La geologa estende le sue ricerche in altri siti accadici nella valle del Kabur. Nella regione si trovano le stesse tracce di distruzione. La risposta potrebbe aiutare a spiegare il crollo dell'impero accadico. Nel 1991, la Curti si trova a 50 km a nord-est di Tel Brak, a Tel Eilan. Qui fa una scoperta sorprendente. Uno strato roccioso con lo stesso fenomeno dell'evaporazione flash e sopra di esso qualcosa di ancora più insolito, polvere, molta polvere. Lo strato di polvere di Tel Leilan potrebbe avere uno spessore di qualche decina di centimetri, se non di più. Dipende dal contesto e da come i materiali si sono accumulati nelle depressioni e nelle zone più basse. Potrebbe arrivare a un metro di spessore. L'analisi del terreno mostra uno strato sottile di detriti e uno più spesso di polvere fine. Per la Curti, questo indica che il suolo è stato colpito da una pioggia di detriti, l'impatto li ha frantumati e la polvere che ne è derivata si è poi depositata formando uno strato. Qualcosa deve aver spinto questi detriti su Tel Eilan con una forza incredibile. Ma questi non sono gli unici indizi inspiegabili che la Curti trova. Tra i detriti ci sono piccoli frammenti di plastica. L'antropocene, l'epoca geologica che stiamo vivendo, è caratterizzata dalla presenza di plastiche e microplastiche. Credevo che si trattasse di una contaminazione, era già capitato ad altri colleghi. Per me si trattava di materiale industriale, non capivo perché fosse lì e non c'erano ragioni per cui mi dovesse interessare. La geologa inizia a cercare al di fuori della valle del Kabur. Vuole capire se esistano altri siti archeologici che mostrano tracce simili. A 300 km da Tel Leilan si trovano le rovine del palazzo di Tel Ahmar. Qui gli archeologi hanno scoperto qualcosa di incredibile. Quel palazzo dell'impero accadico in pratica crollò interamente. La struttura fu completamente destabilizzata e collassò. Quelle rovine ci lasciarono senza parole. Gli studi mostrano alla geologa che la distruzione è stata causata da un'onda d'urto. Le prove indicano una grande forza esplosiva che ha devastato le città di tutta la Mesopotamia settentrionale. Ma la Curti non ha idea di cosa possa essersi trattato. Potrebbe spiegare perché questi siti siano stati abbandonati? Quando si fanno scoperte di questo tipo, non ci si rende conto che cambierà il corso della propria vita. Ma non puoi lasciar perdere. È come, se posso fare un paragone, un investigatore sulle tracce di un serial killer. Non si arrenderà. A Perpignan, in Francia, presso il Centro Nazionale di Ricerca Scientifica, la Curti e una squadra di fisici cercano di risalire alle cause della catastrofe. Dato che i detriti hanno colpito il sito dall'alto, cercano di capire se si sia trattato di qualche fenomeno naturale. Ma cosa potrebbe aver causato una rapida esplosione seguita da un calore molto intenso? La Curti ha un indizio. Il rapporto su un incidente che ha causato la morte di una persona colpita da un fulmine. Incredibilmente, sul luogo dell'incidente i soccorritori hanno trovato un materiale conosciuto. Gli stessi polimeri plastici che la Curti ha trovato nella valle del Kabur. Mi sono detta, non si tratta di contaminazione perché non ha le caratteristiche della plastica industriale. La plastica industriale deriva dalla trasformazione dei sottoprodotti del petrolio. Ha una struttura molecolare particolare, mentre i polimeri plastici trovati sul luogo dell'incidente sono diversi.
Abbiamo studiato gli effetti che il fulmine ha avuto sulla vittima. Abbiamo analizzato le tracce lasciate dal fulmine e siamo arrivati alla conclusione che c'è stata un'alterazione della pelle che si è trasformata in polimeri plastici. Abbiamo a che fare con i fenomeni del plasma, quindi con fenomeni come i fulmini, che scatenano il plasma elettrico che trasforma gli aerosol in nanoparticelle. E perché sono così importanti queste nanoparticelle? Sono gli stessi ossidi di titanio in nanofogli che ho identificato nei polimeri plastici trovati a Tel Eilan. Potrei farvi una lista di tutti i siti. I polimeri plastici trovati sul corpo della persona colpita dal fulmine sono uguali a quelli trovati dalla Curtin nel sito archeologico accadico. La sua analisi mostra che la plastica da lei rinvenuta non è da collegare all'inquinamento, a una contaminazione. Si tratta di un polimero plastico naturale creato dai fulmini. La Curtin sospetta che siano proprio i fulmini i responsabili della distruzione dei siti accadici in tutta la valle del Kabur. Ma come ha potuto formarsi una tempesta di fulmini così grande? Dopo anni di studio, la Curtin ha sviluppato una sua teoria, una bomba di polvere. Essa richiede una massiccia immissione di polveri in alto nell'atmosfera, probabilmente dovuta a un'eruzione vulcanica. Mentre questa grande quantità di polveri si sposta tra la troposfera e la stratosfera, crea attrito e l'aria si carica di elettricità statica. Il campo elettrico si ingrandisce a tal punto che gli atomi si scindono, creando canali ionizzati. Quando questi canali si connettono, l'elettricità fluisce e si originano i fulmini. Mentre questa grande quantità di polveri ricade sulla Terra, genera una tempesta di fulmini incredibilmente potente, ma localizzata. Quando i fulmini toccano Terra, rilasciano una gran quantità di energia. Quando abbiamo a che fare con il fenomeno dei fulmini, parliamo di ipervelocità. Diversi Mach, Mach 10, dunque velocità ipersoniche. Alcuni paragonano questi fenomeni alla bomba atomica. Sono esplosioni iperprecise in uno spazio definito. La potenza dell'energia è concentrata nel fulmine. E ovviamente parliamo di una potenza estremamente elevata. Tel Ahmar fu completamente distrutta. Gli edifici crollarono interi e ciò avvenne in qualche microsecondo. Deve essere stato incredibile. L'aumento delle polveri necessario affinché si verifichi il fenomeno potrebbe spiegare lo spesso strato di polvere trovato a Tel Eilan. Le analisi della Curtin mostrano che si è depositato in un determinato numero di giorni. Spiegherebbe anche lo strato di fuliggine rinvenuto in tutta la regione, l'intenso calore provocato dai fulmini. Ma per la Curtin è stato impossibile datare quegli strati dei vari siti e farli risalire al periodo accadico. E senza un intervallo temporale che metta in relazione i siti, non c'è modo di collegare la teoria della Curtin al crollo dell'impero accadico. Ma è chiaro che una grande quantità di polveri si sia accumulata a Tel Eilan. Cos'altro potrebbe aver causato questo livello di polveri? Ed è possibile che coincida con il crollo dell'impero di Akkad? Il climatologo Frank Sirocco è un esperto di sedimenti oceanici. È stato contattato dagli archeologi che indagano sulla fine improvvisa dell'impero accadico. Il fondale marino per molti aspetti è perfetto per rilevare polveri su superfici estese, perché su di esso non si deposita nient'altro, perlomeno nient'altro che non provenga dalla terra. Il vento che arriva dal deserto, lo Shamal, porta il suo carico di polvere nell'oceano. La polvere finisce in acqua e si deposita. Le particelle di polvere affondano e si depositano sotto forma di strati nel fondale marino. Sirocco suggerisce di esaminare i campioni prelevati dal Golfo di Oman. Se si è verificata una grossa tempesta di polvere in Mesopotamia, qui dovrebbe essercene traccia. E con un po' di fortuna si potrebbe far risalire al periodo accadico.
Sirocco analizza il campione cercando soprattutto la dolomite, un minerale trovato sotto forma di polvere in Mesopotamia. In genere, le concentrazioni di dolomite sono all'incirca del 5%. Invece, sul fondale del Golfo di Oman abbiamo trovato percentuali del 10-20%, una quantità di dolomite molto maggiore. È stata la prima volta che ci è apparso chiaro che deve esserci stata una forte tempesta di polvere nel 2200 a.C., in base alla nostra datazione. Era l'indizio più interessante che avessimo mai trovato negli ultimi 10.000 anni. Incredibilmente, la tempesta di polvere durò per 300 anni. La Crotty crede che la bomba di polvere da lei ipotizzata sia durata solo pochi giorni. Il periodo considerato da Sirocco, invece, è molto più lungo. Cosa potrebbe aver causato un incremento di polvere nei sedimenti del fondale marino? In realtà, solo un evento può causare questo incremento nei sedimenti marini per un lungo periodo di tempo. È chiaro che deve esserci stata una grande siccità. Una siccità durata 300 anni potrebbe spiegare il crollo dell'impero accadico. Non appena la siccità mina la produzione agricola, non appena ti ritrovi con troppe bocche da sfamare, il tuo impero crolla. Ma sembra che quella accadica non sia l'unica civiltà a subire uno stravolgimento in questo momento della storia. Dall'antico regno egizio fino alla regione dei popoli della valle dell'Indo nell'odierno Pakistan, le civiltà crollano e intere città vengono abbandonate. Una pesante siccità in tutta la regione potrebbe essere la spiegazione. Ma gli Accadi hanno lasciato qualche prova a sostegno di tale teoria? Gli archeologi si rivolgono di nuovo alla lista dei re sumeri. Dopo l'anno 2193, la lista dei re sumeri contiene questa frase sibillina. Chi è il re? Chi non è il re? Che suggerisce una profonda confusione, un caos. I sovrani salivano al trono solo per periodi brevi. L'incremento di polvere nei sedimenti prelevati nel Golfo di Oman mostra un picco intorno al 2200 a.C., che coincide con il periodo di caos che troviamo descritto nella lista dei re sumeri. Appare sempre più probabile che la causa del crollo dell'impero accadico sia stata la siccità. Ma c'è un problema con i risultati del climatologo Frank Sirocco. I campioni di roccia oceanica non possono essere analizzati ad alta risoluzione in modo da ottenere una datazione esatta. C'è un margine di errore di 300 anni. La siccità potrebbe non essersi verificata durante l'ascesa e la caduta dell'impero accadico. Senza una data certa, è impossibile dimostrare che la siccità abbia coinciso con il crollo del primo impero della storia. Ma poi un colpo di fortuna. Nel 2018, il laboratorio di ricerca paleoclimatica dell'Università di Oxford raccoglie campioni di stalagmiti in alcune grotte poco fuori Teheran, in Iran. Il laboratorio conduce ricerche in tutto il mondo e potrebbe fornire qualche indizio sul clima antico. Le stalagmiti sono testimoni climatici molto validi. Questo significa che possono dirci qualcosa sul clima in cui si sviluppano. Mentre i ricercatori analizzano la storia della sedimentazione dei campioni di stalagmiti, si imbattono in qualcosa di inaspettato. C'è un picco di polvere intorno al 2200 a.C. e dura per circa 300 anni. Da dove arriva quella polvere? Se prendiamo in considerazione l'analisi paleoambientale, la zona principale da cui proviene la polvere è la Mesopotamia. I test fatti ad alta risoluzione datano con precisione il periodo caratterizzato dalla presenza di polvere. Corrisponde perfettamente ai campioni dell'Oman. Mostra una probabile siccità in quella regione. Ma cosa ha causato la siccità? Un fenomeno climatico studiato come causa di siccità in tutto il mondo è El Niño. Potrebbe essere questo fenomeno il responsabile della siccità che si è verificata nel 2200 a.C. El Niño si verifica quando le acque tropicali dell'Oceano Pacifico orientale diventano insolitamente calde. Gli effetti di El Niño sono imprevedibili, ma spesso causano siccità in varie parti del mondo.
il climatologo Frank Sirocco sospetta che il Niño sia il responsabile della siccità del 2200 a.C. Ma come si fa a sapere quando c'è stato il Niño nel corso dei secoli? Sirocco considera ciò che sappiamo oggi. Oggi sappiamo molto bene che una manifestazione di El Niño porta ad avere acqua calda al largo delle coste del Perù, dove generalmente la temperatura dell'acqua è molto fredda. Quest'acqua calda lascia tracce nel plancton che si deposita sul fondale al largo delle coste peruviane. Si potrebbero dunque analizzare particelle di sedimentazione per stabilire esattamente quando abbiamo avuto fasi di acqua calda e fasi di acqua fredda. Quando datano il campione, osservano un picco di sedimentazione dal 2500 al 2000 a.C. Per Sirocco ciò indica un'intensificazione dell'attività di El Niño intorno al periodo in cui la siccità colpì la Mesopotamia. Non possiamo certamente fornire prove dirette che l'attività di El Niño nel 2200 a.C. sia stata la causa certa della siccità in Mesopotamia. L'unica cosa che possiamo sicuramente osservare nelle particelle di sedimentazione che abbiamo raccolto al largo delle coste del Perù è che tra il 2500 e il 2000 a.C. il fenomeno El Niño subì importanti cambiamenti. Possiamo concludere che è probabile che questo collegamento esiste semplicemente grazie alla nostra comprensione del sistema climatico globale. Per Sirocco, El Niño è la causa più probabile della siccità che ha colpito l'impero accadico. Ma esistono prove archeologiche sul terreno che possano collegare la siccità al crollo dell'impero? Gli archeologi analizzano di nuovo gli strati del terreno a Tell Leilan. Se c'è stata la siccità, dovrebbero esserci le prove. Qui fanno una scoperta sorprendente. Di solito quello che si trova nei terreni dei siti archeologici sono dei segni lasciati dall'attività dei vermi. Quello che abbiamo riscontrato a Tell Leilan è che il suolo è sterile, non ci sono prove di attività dei vermi. Il suolo a Tell Leilan è diventato polvere. A differenza della regione più a sud, dove la terra viene irrigata artificialmente, la valle del Kabur è irrigata dalla pioggia. Se la pioggia cessa, la terra diventa arida. La siccità potrebbe spiegare perché si è formato uno strato di polvere così spesso. Spiegherebbe anche perché gli archeologi hanno trovato palline d'argilla che servivano a creare tavolette per la scrittura, edifici incompiuti, ossia le prove che gli abitanti di Tell Leilan abbandonarono improvvisamente le loro case. La siccità è un evento devastante perché ti impedisce di fare cose fondamentali per la sopravvivenza. Hai bisogno di acqua per abbeverare gli animali, hai bisogno di acqua per irrigare le colture. Se non hai acqua, come sopravvivi? Se gli abitanti di Tell Leilan non erano più in grado di nutrirsi e non avevano più scorte d'acqua, ecco spiegato perché il sito venne abbandonato. Quando gli archeologi hanno datato al radiocarbonio i reperti trovati nell'insediamento, essi risultavano risalire al 2200 a.C. Le persone hanno iniziato a tornare nell'area intorno al 1900 a.C. Dunque c'è una pausa di 300 anni, durante la quale nessuno ha vissuto lì. Le date sembrano corrispondere perfettamente ai campioni dell'Oman e dell'Iran. Le prove indicano una siccità durata 300 anni che colpisce l'impero accadico proprio nel momento del crollo. E si pensa che il nord dell'impero, da cui dipendeva la loro sopravvivenza, sia stato colpito in modo particolarmente duro. Le tasse sul grano coltivato nelle pianure del Kabur sono cruciali per mantenere l'impero accadico, soprattutto per finanziare l'esercito. Le città-stato che si trovano sotto il controllo accadico ne approfittano per ribellarsi. Quando non riesci a sfamare il tuo popolo, le persone iniziano a pensare che forse non sei il re giusto. L'impero accadico riusciva a mantenere il potere grazie all'esercito permanente.
Ma se non riesci più a riscuotere le tasse per pagare i soldati, quale speranza hai di ottenere la loro lealtà e quindi di mantenere il controllo sul vasto e vario impero sul quale regni? Si pensa che gli Accadi non siano stati l'unico popolo ad essere colpito dalla siccità. Quando non arrivano più le piogge, la tribù dei Gutei si sposta in Mesopotamia in cerca d'acqua. Nel corso del tempo, mentre l'impero accadico diventa sempre più difficile da gestire, i Gutei diventano sempre più una minaccia, finché alla fine l'impero non si indebolisce internamente. A quel punto i Gutei scendono dalle montagne e ne prendono il controllo. Ma regnano solo in apparenza. L'impero accadico, ormai indebolito, si divide di nuovo in città-stato, come era divisa la Mesopotamia solo 140 anni prima. Il primo impero al mondo, l'impero accadico, è scomparso.